Mi piacerebbe essere molto franco con voi e lo sarò poi in direzione PD. Io non credo che sia un voto di protesta quello di ieri, è un voto di cambiamento. Nel senso che, sì, l'hanno detto anche altri, ma lo condivido, cioè, è la verità, nel senso che non soltanto nei comuni in cui ha vinto 5 Stelle, cioè, ha vinto chi ha saputo interpretare meglio un'ansia di cambiamento, e questo è un fatto positivo secondo me. Cioè, la protesta fine a se stessa è, a mio giudizio, ad esempio, la protesta di chi si lamentava dell'immigrazione o delle nostre scelte europee. Anche chi ha vinto in alcuni comuni, partendo da posizioni simili a queste, ha vinto più suscitando un'esigenza di cambiamento che non giocando su questi tasti. Queste elezioni si sono vinte sull'ansia di cambiare in quei territori, più che sul racconto di una protesta o di un sentimento di rabbia, che so, contro l'Europa o contro l'immigrazione o con gli atteggiamenti populisti di cui tanto si è parlato. Dunque sarà interessante riflettere su questi temi, perché è chiaro che per il PD bisogna. Anche se poi in realtà naturalmente ci sono alcune realtà dove non c'è stato un cambiamento di governo, penso a Cagliari, penso a Rimini, penso alla stessa Milano dove si è cambiato il sindaco ma si è affermato un principio di rinnovamento nella continuità, penso a Bologna. Quindi il dato anche in questo caso è un dato che si presta ad analisi diversificate, purtroppo non si possono fare analisi uguali per tutti.